Tutto il collegio è solo su Rai Play. Scarica l'app. Tranquilla Carmelina, per aiutarvi a fare bella figura è in arrivo al collegio un ospite che di spettacoli se ne intende. Salve. Dai. Classe 1998, sguardo affascinante e voce inconfondibile. Leo Gassman è figlio d'arte, nipote del celebre Vittorio e figlio dell'attore Alessandro, il giovane Leo ha trovato la sua strada nella musica. E non ti devi arrabbiare per ciò che non sai fare, per ciò che non sai dare. E ha conquistato i palchi italiani a suon di... Perché sei fatto così, dici sempre di sì. Fino ad arrivare al trionfo a Sanremo 2020. Leo Gassman! Vincendo nella categoria Nuove Proposte con il brano Vai Bene Così. Bravissimo Leo! Avanti! E benvenuto al collegio. Oh, buongiorno! Buongiorno, salve, piacere. Ben arrivato. Grazie mille. Ti accomodi. Grazie, sì, con permesso, grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. Ma grazie a voi, è un piacere. A venire qua in collegio. Oggi lei vedrà che c'è un po' di agitazione, perché proprio oggi c'è l'esame di sbarramento. Ok. E lei come li affrontava gli esami? Ero molto ansioso. Non sono mai stato il primo della classe, cioè non ero... Nemmeno io. Però alla fine poi mi fanno sentire un po' a casa, quindi quando devo fare delle audizioni o dei provini, è una roba che mi piace perché mi mette alla prova. Ha detto delle cose molto interessanti che mi piacerebbe lei raccontasse ai nostri collegiali. Perché certo. Loro stanno preparando un piccolo spettacolo per la fine del corso. Ok. L'altra volta abbiamo fatto le audizioni. Chi è Romeo? Io. Diego, chi è Giulietta? Marta. Ma ci sono altri personaggi, tipo abbiamo inserito all'interno del copione le best friend forever, le migliori amiche di Giulietta, che sono Denise e Anna Rita. Venite qua, 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 veloci, veloci. Io sono la best friend di Marta, cioè ovvero la grande Giulietta, ancora ci dimentichiamo del nome di questa. Rappresenterete un po' le rompiscatole di questa storia d'amore. Però potevo fare anche la telecronista, perché se senti, c'ho proprio la parata da giornalista. Giulietta, ma se accoglioni così non ti sposerei mai. Fa prima di arrivare una serie da Marte che vedo di colana e la dito. Bene, mi piace, brava. Prova un po' a leggere questa qui. Dai, faccio dialetto veneto supremo. Vai, sentiamolo. Buttati vecchio, dai, lasciati andare, chill. Stai scialla. Qui ci vuole uno che ti prende e ti porta via. E qui ecco. Anche un bel conto in banca. No, 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 fermiamoci a ti prende e ti porta via. Ok. Io sono un vecchio professore e mi diverto un po', mi permetta di scherzare anche con lei. Certo. Chi era Giuseppe Garibaldi? Vabbè, Garibaldi è stato, allora, è stato un condottiero. E già ci siamo perfettamente. E fino adesso ci siamo. Ci siamo. E diciamo che non mi ricordo esattamente le imprese che ha... Una fondamentale... Ma ha liberato l'Italia. Bravissimo. Ha liberato l'Italia. Ha riunito in qualche modo. Ha creato l'unità d'Italia. Va bene. E se io le chiedessi la radice quadrata di 81? Dovrebbe essere 9. Bravissimo, bravissimo, bravissimo. Okay. La ringrazio. La sorvegliante l'accompagna in teatro, poi io la vengo a salutare alla fine. Assolutamente. Grazie davvero di essere stato qua e complimenti. Arrivederci. Arrivederci. Ciao, ciao. A presto.